Benvenuti a tutti alla terza lezione di tutorato di architettura dei laboratori. Oggi vediamo le gerarchie di memoria. Bene, allora, oggi vediamo la gerarchia di memoria e qui ho riportato un disegnino che cerca di riassumervi l'organizzazione delle entità che troveremo durante gli esercizi. Ossia, incontreremo, mentre svolgeremo gli esercizi, si parlerà di indirizzo virtuale, indirizzo fisico, TLB e page table principalmente, e di cache. Allora, la cache l'abbiamo vista l'altra volta, no? Però TLB è sempre una cache, ma è speciale, no? Viene collocata in, diciamo così, nella gerarchia di memoria in una posizione diversa. Allora, quello che possiamo vedere è che questi elementi li ho colorati li ho evidenziati con diversi colori. Ogni colore identifica una parte univoca. Cosa vuol dire? Che l'indirizzo virtuale è composto da tag index e offset. Come potete vedere, l'offset è evidenziato in verde e viene condiviso con l'indirizzo fisico. L'indirizzo fisico è, come potete notare, leggermente più piccolo dell'indirizzo virtuale, perché di solito è così. L'indirizzo fisico ha un numero di bit leggermente inferiore e condivide l'offset con l'indirizzo virtuale. La parte colorata di rosa viene identificata come dell'indirizzo virtuale, viene identificata come numero di pagina virtuale, ok? Mentre nell'indirizzo fisico la parte colorata di azzurro viene identificata come numero di pagina fisica. Come potete notare, il numero di pagina fisica è esattamente la stessa entità che poi viene salvata sia nella page table che nella TLB, ok? Mentre il tag della TLB è esattamente il tag dell'indirizzo virtuale. Ok? Questo per farvi capire a cosa corrisponde cosa. Bene, la TLB, come potete vedere, è composta da bit di stato, tag e numero di pagina fisica, mentre la page table ha sempre dei bit di stato e il numero di pagina fisica. Qui di a fianco c'è una formuletta, cioè un'operazione che vi permette di calcolare quanto il numero di entries della page table. Ossia, sapendo il numero di pagina virtuale, eleviamo 2 al numero di bit della pagina virtuale per avere il numero di entries. Cosa vuol dire? Che se l'indirizzo virtuale ha 10 bit qua, ok? 2 alla 10 sarà il numero di entries di questa page table. Ok? Bene, quindi questo è uno schema riassuntivo, spero vi possa ritornare utile per svolgere gli esercizi. Ok, allora, esercizio 1. Si considera un sistema di memoria virtuale paginata con indirizzo virtuale di 32 bit e indirizzo fisico a 27. Sistema ha una TLB four-way associative con 512 blocchi e tag di 13 bit. Calcolare la page size. Infine, la cache di sistema ha 8-way associative, la parte dati è 1 MB e il block size è di 16 byte. Calcolare tag e index. Va bene, allora io direi di utilizzare questo schemetto per mettere i dati. Allora, usiamo direttamente questo per qua, scriviamo in blocco, visto che non c'è scritto niente in blocco. Allora, indirizzo virtuale 32 bit, quindi questi sono 32 bit. Indirizzo fisico 27, quindi questi sono 27 bit. Bene, ok. Poi il sistema compra una TLB four-way associative con 512 ingressi totali blocchi e tag di 13 bit.
Beh, tag di 13 bit vuol dire che questo è 13 bit, che è esattamente questi 13 bit corrispondono, cioè l'indirizzo virtuale avrà 13 bit di tag, che quindi sono quelli. E abbiamo l'associatività. Abbiamo una four-way associative. Non so se vi ricordate, abbiamo una formuletta che abbiamo visto l'altra volta, che è associatività è uguale a numero blocchi diviso numero linee. Ok? Quindi abbiamo 512, abbiamo una 4-way, quindi associatività è 4 e abbiamo 512 blocchi, quindi questo è 512. Calcolare la page size. Bene, allora, come facciamo? Beh, possiamo ricavarci intanto il numero di linee della nostra TLB, per esempio, risolvendo questa piccola equazione. Quindi abbiamo che se dividiamo, abbiamo che il numero di linee sarà uguale a 512 diviso 4, che è 2 alla 9 diviso, abbasso un attimino perché sennò facciamo confusione, che è 2 alla 9 diviso 2 alla 2, che fa 2 alla 7, giusto? Quindi il numero di linee della page table è 2 alla 7. Ok, quindi quanti bit mi servono per indicizzare 2 alla 7 righe o linee? 7, quindi vuol dire che nel mio indirizzo virtuale avrò bisogno di 7 bit di index per indicizzare la mia TLB. Ok, quindi abbiamo che adesso abbiamo 13 bit di tag, 7 di index, posso ricavarmi l'offset per esempio, no? Posso ricavarmi l'offset. Ah, perché sto facendo tutto questo? Perché sapete bene che la page size viene indicizzata dall'offset, no? Quindi se abbiamo il numero di bit dell'offset, basta moltiplicarlo in byte, perché sappiamo che nel MIPS l'indirizzamento avviene al byte, e di conseguenza ci ricaviamo la nostra page size. Quindi abbiamo che 32 bit meno 7 meno 13 fa 12, giusto? Sì. 12 bit di offset. Quindi abbiamo 12 bit di offset, giusto? E di conseguenza cosa facciamo? Beh, possiamo, se abbiamo 12 bit di offset, sappiamo che l'indirizzamento nel MIPS avviene al byte. E di conseguenza di fatto quello che possiamo dire è che quindi con 2 alla 12, cioè con 12 bit, indicizzo 2 alla 12 byte.
E quindi questa è la nostra dimensione della nostra page size. Questa è page size. Allora, 2x12 byte è brutto da vedere. 2x12 byte sono quanti bit? 2x12 per byte quanti bit sono? 2x3 sono 8 bit. Ok. E quindi abbiamo... che questo fa 2 alla 15 ok, quindi abbiamo i K che sono 2 alla 10, quindi mi rimane 5 fuori, 3 sono del byte e quindi abbiamo 4 KB, 2 alla 2 sarebbe 2 alla 2 KB, ossia 4 KB. Avete capito questo passaggio qua? Beh, se state pensando no, e provate ad aggiungere 10, e qui è come se fosse scritto 2 alla 10 per 2 alla 3. Ok? I byte sono 2 alla 3 bit, K sta per dire 2 alla 10. Giusto? Quindi 10 più 3 più 2 fa 15, quindi 4 KB. Bene. E questo conclude l'esercizio 1. No, dimenticavo. C'è l'esercizio 1 parte 2, perché c'è anche... Questo conclude la parte... questa qua, no? Parte questa. Adesso c'è la parte 2. Quindi nuova pagina dopo e anzi possiamo fare qua. Allora, la cache di sistema invece è una 8-way associative. La parte dati è 1 MB, block size è 16 byte. Calcolare tag di index. Allora, qui ci riferiamo a una cache più a basso livello e di conseguenza è come se fosse un altro esercizio, no? Quindi abbiamo la parte dati. 1 megabyte. Il block size 16 byte. 16 byte. Allora, indirizzo fisico 27 bit, quindi l'indirizzo S 27 bit. Ok, quindi l'indirizzo fisico sarà formato da tag, index e offset. Beh, l'offset possiamo già tirarcelo fuori perché l'offset serve per indicizzare un blocco, no? Abbiamo che la grandezza di un blocco è 16 byte, quindi 16 byte sono 2 alla 4 byte. E di conseguenza ho bisogno di quanti bit? 4. Ok? Logaritmo in base 2 di 2 alla 4. Una cosa importante qui è che dovete sempre fare il logaritmo sul numero di byte, perché l'indirizzamento è sul MIPS, è al byte. Ok? Quindi abbiamo 4. Bene. 4 bit di offset. Bene, adesso qua ci sono altri dati. Sì, ci sono altri dati. Abbiamo la parte dati che è 1 MB. No, è block, sì, è block size a 16 byte. Allora, e l'associatività a 8, quindi abbiamo che associatività è 8 diviso numero di linee che non lo sappiamo e numero di blocchi. Quanti blocchi abbiamo? Non lo so. Quante righe abbiamo? Non lo so. Però l'associatività è 8. Però abbiamo
che la parte dati è un megabyte e block size 16 byte. Se noi dividiamo tutti i dati per la grandezza di un blocco singolo, abbiamo il numero di blocchi. Ok? Quindi un megabyte. Allora, trasformiamo tutto in bit. Allora, 1 è 1, quindi 2 alla 0. Per mega, i mega sono 2 alla 20. Byte sono 2 alla 3 bit. Ok? Quindi alla fine è come se ci fosse scritto un megabyte è 2 alla 23. Diviso la grandezza di un blocco che è 16 byte. 16 è 2 alla 4. Ok? Byte è 2 alla 3. Allora, questa è la conversione a bit, no? Quindi sono 2 alla 23 diviso a 2 alla 7, che fa 23, 2 alla 23 diviso, sì, 2 alla 7, fa 2 alla 20, che fai 20 meno 7, fa 13 più 1. Fa 14, quindi questo fa 2 alla 14. Ok? No, ma che dico? Ok? Bueno. Adesso noi che ce ne facciamo con questo 2 alla 16? Cos'è questo 2 alla 16? È il numero di blocchi. Quindi qua abbiamo 2 alla 16. Beh, adesso ci rimane altro che risolvere questa equazione, come se fosse scritto 8 uguale 2 alla 16, 8 e 2 alla 3 diviso x. Quindi abbiamo 2 alla 13 numero di linea. Ok. Beh, adesso siamo a cavallo, no? Perché abbiamo 4 bit di offset che l'abbiamo ricavato. Abbiamo 2 alla 13 linee in questa cache, giusto? E quanti bit mi servono per indicizzare 2 alla 13 linee? 13, no? Quindi abbiamo 13 bit di index e quindi il tag sarà 27, che è la grandezza totale dell'indirizzo fisico, meno 13, meno 4, che fa allora 13 più 7 fa 17, 27 meno 17 fa 10. Ok? Difatti 10 più 13 fa 23, più 4 fa 27. E questa è la nostra suddivisione. Questo conclude ufficialmente l'esercizio 1. Ok, esercizio 2. Ho preparato qui una visualizzazione dello schema, così riusciamo a scriverci sopra i dati in maniera più semplice. Allora, considera un sistema di memoria virtuale paginata con dimensione dell'indirizzo virtuale di 40 bit. Quindi abbiamo 40 bit qua. 40 bit. Un attimo che metto questo a tutto schermo. Ok. Assumendo che ogni entry della page table includa 4 bit di stato, quindi i bit di stato sono 4 bit di stato, valid, dirty, protezione e uso, la sua dimensione risulta essere 128 MB, vuol dire che tutta la page table in realtà sono 128 MB. Ok?
quindi scriviamo tot 128 MB. Ok, rispetto ad una dimensione di pagina, page size, quindi la grandezza di una entry qua è 16 KB. Rispetto alla dimensione pagina 16 KB, 16K, calcolare la dimensione dell'indirizzo fisico, cioè quanto è grande questo, e calcolare la dimensione in bit di una TLB con 256 blocchi, quindi 256 256 blocchi, rispetto sia ad un grado di associatività 4, sia nel caso sia diretta, quindi non è vero che, insomma, questo lo vediamo dopo. Va bene, allora, ok, come risolviamo il punto 1? Beh, per calcolare l'indirizzo fisico dobbiamo sapere il numero di pagina fisica ed offset. L'offset, allora, il numero di pagina fisica non c'è scritto da nessuna parte. L'offset si può ricavare, mi pare di vedere qui, informazione di page size. Allora, sappiamo che appunto la page size mi dice quanto è grande un entry della page table. Sappiamo che la page table, sappiamo che MIPS si indirizza al byte, quindi ci chiediamo 16 KB, quanti byte sono? Sono quanti byte? Beh, 16 è 2 alla 4. K diventa 2 alla 10, byte rimane byte. Ok, quindi abbiamo 2 alla 14 byte. Alla 14 byte, e di conseguenza possiamo determinare l'offset, no? Perché sapendo la page size mi ricavo l'offset. Quindi logaritmo in base 2 di 2 alla 14 fa 14, quindi abbiamo 14 bit di offset. E questi 14 bit di offset sono sia per l'indirizzo virtuale, quindi facciamo così. 14, sia per l'indirizzo virtuale che per l'indirizzo fisico. Ok, bene. Ok, la sua dimensione, allora, la dimensione di questa page table ovviamente è 128 mega, e sappiamo il numero, sappiamo la page size. Se notate, vedete qua di fianco, abbiamo che, per esempio, se vogliamo capire, beh, intanto possiamo ricavarci il numero di pagina virtuale, perché è 40 meno 14, giusto? 40 meno 14, che fa? 40 meno 4 fa 36, meno 10, 26. 26 più 4 fa 30, più 10, 40. Ok? Quindi abbiamo che il numero di pagina virtuale è 26. E quindi quante entries abbiamo nella page table? 2 alla 26. Abbiamo 2, che tutto questo sono 2 alla 26. Ok, 2 alla 26. Allora, adesso ho 2 alla 26, quindi, beh, ci chiede di calcolare la dimensione dell'indirizzo fisico. Allora, l'offset lo sappiamo, però ci manca il numero di pagina fisica. Quello che possiamo fare con questi dati è limitato, nel senso che, cioè, allora, quello che possiamo fare ora è la seguente cosa.
sappiamo che 128 megabyte sono 2 alla 26 righe, composte da 4 bit di stato, più un numero x di bit di pagina fisica. Giusto? Quindi basta scrivere una piccola equazioncina. Megabyte uguale quante righe? 2 alla 26. Abbiamo 4 bit di stato, allora dividiamo tutti, cioè lo facciamo in bit qua, no? Quindi abbiamo 4 bit più x bit che non sappiamo, che è il numero di pagina fisica, e questo possiamo scriverlo così, ok? Quindi 2 alla 26, possiamo scriverlo in rosa, 2 alla 26, e 4 bit sono questi. Ok, e 128 mega sono quelli. Quindi, risolvendo questa cosetta qua, abbiamo, trasformiamo tutto in bit, abbiamo 128 è 2 alla 7, per 2 alla 20, per 2 alla 3, uguale 2 alla 26, per 2 alla 2, più 2 alla 26 per x. 3 più 7 fa 10, più 20, 2 è 30, uguale 26 più 2 fa 28, più 2 è 26 per x. Questo lo porto di qua. Beh no, posso fare la seguente cosa. Portarmi 2,30 meno 2,28 uguale 2,26 per x, divido tutto per 2,26, giro l'equazione perché mi trovo meglio con la x di qua. 2 alla 30 diviso 2 alla 6 è 26, è 2 alla 4 meno 2 alla 2 x uguale 2 alla 4 è 16 meno 8 uguale 8. Ok? Controllato, ho sbagliato perché 2 da 2 non è 8 ma è 4, quindi 12. Ok, e questo ci dice quanto è grande, ci dice quanto è grande il nostro numero di il numero di bit del numero di pagina fisica. Ho spottato un errore mentre stavo la rileggendo. Ovviamente 16 KB non è qui, ma è la dimensione della pagina. Queste sono solamente questi sono i bit del numero di pagina fisica, no? Quindi, sì, no, non c'entrava con la page table. Ok, quindi, bene, abbiamo 12. 12 cos'è? 12 è il numero di pagina fisica, quindi abbiamo che l'indirizzo fisico è... la dimensione dell'indirizzo fisico è 12 più 14 che fa 6 bit.
E questo conclude la parte 1. Ora possiamo passare alla parte 2. La parte 2 dice calcolare la dimensione in bit di una TLB con 256 blocchi rispetto sia ad un grado di associatività 4 e sia nel caso sia una cache diretta. Vabbè, facciamo finta che sia una cache diretta. Quindi TLB diretta. Che vuol dire che ha associatività 1 e che quindi 1 uguale al numero di blocchi diviso il numero di linee. Quindi 256 blocchi a 256 blocchi. Ok, quindi questa TLB ha 256 blocchi. Ok. Come che è 2 alla 8, giusto? Sì, quindi ho bisogno di 8 bit per indicizzare questo TLB diretta. Ok, di conseguenza, per calcolare la dimensione della TLB abbiamo i bit di stato, 4 bit di stato più 4 bit di stato più il tag. E quant'è il tag? Beh, abbiamo che tag più index sono 26 bit. Abbiamo detto che 8 sono per l'index, quindi 26 meno 8 qua, 26 meno 8 fa controllando se sto facendo giusto. Abbiamo 26 meno 8 che fa 18 e quindi abbiamo 4 bit più 18 di tag più quanti di pagina fisica 12 quindi andiamo a 4 più 18 più 12 per quante righe? Per 256 righe. Abbiamo detto che nel caso che di cache diretta. Per 256 e abbiamo questo numero qua fa quanti bit? Fa 8704 bit. Quindi ogni blocco è composto da questi bit e abbiamo 8704 bit. Bene, allora se invece la TLB è una 4-way, abbiamo che qui abbiamo 4, il numero di blocchi è 256, il numero di linee, qui non è più 256, ma quant'è? È 256 diviso 4, no, 256.
È 256 diviso 4, che è 2 alla 8 diviso 2 alla 2, che fa 2 alla 6. Ok. Quindi abbiamo 2 alla 6 numero di linee e abbiamo bisogno di quanti bit per indicizzare queste linee? 6 bit. Quindi 6 bit di index. Ok. Quindi qui abbiamo 26 meno, adesso ci prendiamo il nostro indirizzo, numero di pagina virtuale, che sono 26 bit. Il tag non è più 18, ma è 26 meno 6 adesso, no? Perché abbiamo bisogno di 6, abbiamo bisogno di 6 bit per indicizzare la nostra TLB. 6 meno 6 fa 20. E quindi abbiamo che qua abbiamo questo sempre, ma diventa 4 bit di stato più 20. Di tag più sì. 20 di tag più 12 di numero di pagina fisica per 256, che è il numero di blocchi totale, che poi sono divisi in 4 righe, in 4 gruppi, e abbiamo questo fa 20 più 4 più 12 per 256 fa 9216. Ok. E questo risolve la seconda parte dell'esercizio. 2. Ok, allora esercizio 3 considera una memoria virtuale paginata con indirizzo virtuale di 36 bit e page size uguale a 4 KB. Supporre inoltre di avere una TLB associativa a 4 vie che contiene 1024 blocchi. Rispetto a tale TLB, la linea 10 della TLB è composta come segue: via 0, 1, 2, 3, e abbiamo tag e numero di pagina fisica, tag in pagina fisica, non valida, tag e numero di pagina fisica. Trovare la traduzione di indirizzo fisico, trovare la traduzione, ossia l'indirizzo fisico, dell'indirizzo virtuale 0x88ff0a001. Allora, intanto qui forse dovrei un attimo modificare il layout di questa visualizzazione perché, come abbiamo visto, sì, vediamo qua che magari questo ci può tornare utile sotto. Come abbiamo visto, la TLB cioè può essere diretta, two-way, four-way, associative, e quindi se noi abbiamo una four-way associative, vediamo se riesco a farvi vedere una visualizzazione un po' più carina, è come se avessimo di fatto, un attimo che, è come se avessi, oh, sì, yes, giusto però, è come se avessimo, facciamo così. È come se avessimo queste, avessimo quattro, essendo una four-way associative, è come se avessimo quattro di queste. Beh, ma basta fare così, no? Come se avessimo quattro, una via, ok, cioè una linea, ok, c'è scritto qua. Rispetto alla linea 10, ok, linea 10, una linea. Essendo una four-way associative, tipo la linea 10, linea 10, è come se fosse fatta così, no? E questa fosse la via 0, via 0, via 1, via 2, via 3. Ok, è rappresentato così. È come se fosse ripresentato
ribaltata, no? Cioè, nel senso, dovete girarla. Però questa è l'interpretazione, no? Quindi stiamo guardando la linea 10. Questa è, mi hanno fatto un focus nella memoria sulla linea 10, ok? E mi chiedono di trovare la traduzione in indirizzo fisico di questo indirizzo virtuale che è 36 bit. Intanto io non ci credo, voglio subito vedere che sia 36 bit. E beh, sono 4 bit per ogni cifra. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per 4 fa 36. Quindi ci siamo, 36 bit. E cosa vogliamo fare? Beh, vediamo di capire com'è suddiviso. 0x88FF0A001. Vediamo altre dati che ci danno. Beh, insomma, abbiamo questa TLB che è una 4 way associative. Quindi mi setto già il mio problemino, numero di blocchi, numero di linee. Ah, contiene 1024 blocchi, ma che bello, 1024. Perfetto, quindi mi riesco a tirare fuori persino il numero di linee. Bene. Ah, e poi c'è la page size uguale a 4 KB. Beh, dalla page size mi riesco a ricavare l'offset, no? Quindi abbiamo 4 KB. Quindi 4, qu quanti byte sono? 2 alla 2, 2 alla 10, quindi 2 alla 12 byte. Quindi il logaritmo in base 2 di sta roba mi fa 12 bit di offset. 12 bit di offset sono 4, 8, 12, sono 3 cifre. Le ultime 3 cifre di questo indirizzo. Questo è un indirizzo virtuale. Quindi questo è l'offset. Ok. Poi, come facciamo a ricavarci altre informazioni? Allora, se questo è l'offset, questo cos'è? Numero di pagina virtuale. Giusto per mettere delle, diciamo così, delle etichette su quello che stiamo facendo. Ma poi la cosa più interessante è che riusciamo a ricavarci cosa? Riusciamo a ricavarci l'index. Ok? Perché se abbiamo, cioè, riusciamo a capire quante linee ha questa TLB e di conseguenza quanti bit ci servono per indicizzarla e di conseguenza è la parte index del nostro indirizzo virtuale. Quindi è. Che è quanto? È 1024. Se vogliamo ricavarci il numero di linee, qua è 1024 diviso 4, che è 2 alla 10 diviso 2 alla 2, che fa 2 alla 8. Il logaritmo in base a 2 di sta roba è 8 bit, è 8, quindi mi servono 8 bit, quindi questo è il numero di linee. Quindi ho bisogno di 8 bit di offset. Guarda che bello. Quindi vuol dire che ci sono 8 bit, quindi questi due 8 bit sono 4, 8, 0A è il nostro offset. No, scusate, ho sbagliato qua. Qui non è offset, questo è index. Okay, questo è il nostro index, okay, che ci dice dove andare a guardare all'interno della TLB. Lo schemino che vi ho fatto vedere prima, che c'erano le quattro vie, e dicevo, questa è la linea 10, giusto? È la linea, possiamo dire, come si scrive 10 in esadecimale? Giusto, guarda caso è esattamente questa. Difatti l'index ci dice dove andare a guardare nella TLB. Ok, ci dice di guardare esattamente alla linea 10 ed è corretto, quindi abbiamo verificato che sia tutto giusto, tutto legittimo. E, beh,
Bene, adesso quello che dobbiamo fare è questo invece è il nostro tag. Ok, difatti per selezionare cioè, questo indirizzo virtuale ci dice dove andare a vedere. Ci dice di andare a vedere alla linea 10.0A, ok, che ci viene data dal problema, e al tag 88FF. Che è qui 88FF. Ah, l'indirizzo di il numero di pagina fisica corrispondente è questo qua. Perfetto, quindi allora vuol dire che riesco a so che il mio indirizzo fisico è com'è composto il mio indirizzo fisico? Da numero di pagina fisica e offset. Giusto? L'offset lo eredito dal numero di dall'indirizzo virtuale, giusto? È uguale, paro paro. Mentre questa parte qui me la sono appena trovata. Allora basta solo incastrare le cose, no? Quindi ciò questo è la traduzione, quindi il mio indirizzo fisico sarà 0xf, no, 0x 0 F00 che è questa parte qua, più abbiamo detto l'offset. L'offset lo eredito dall'indirizzo virtuale, che è questo 001. Ok, e questo risolve la parte 1 dell'esercizio 3. Adesso facciamo la parte 2, ci chiede data una cache associativa a due vie, composta da 8x1024 blocchi, block size uguale a 16 byte, scomporre l'indirizzo fisico individuato, ok, questo, in tag index e offset. Ok, quindi mi immagino questo indirizzo fisico poi a un livello più basso della gerarchia venga utilizzato in una cache associativa a due vie composta da 8, quindi due vie, quindi associatività 2 diviso numero di blocchi che è 8 per cioè 2 uguale il numero di blocchi che è 8 per 1024, quindi così diviso il numero di linee, non lo sappiamo quant'è, questo lo ricaveremo ora subito facendo 8 per 1024, che è 2 alla 3 per 2 alla 10 diviso, questo è 2, quindi 2 alla 1, quindi è 2 alla 13 diviso 2 alla 1, che fa 2 alla 12, questo è il numero di linee, ricordo. E quanti bit ho bisogno di quanti bit ho bisogno per indicizzare 2 alla 12 linee? Logaritmo in base 2 di 12 di 2 alla 12 che è 12 bit di index 12 bit di index. Ok. Poi c'è scritto che abbiamo un block size uguale a 16 byte, tra l'altro. Quindi 16 byte sono 2 alla 4 byte. Quanti bit ho bisogno per indicizzare? Quanti bit di offset ho bisogno per indicizzare un block size 16 byte? Di logaritmo in base 2 di 2 alla 4 che fa 4 bit di offset. Bene, quindi questo indirizzo qua diventa, abbiamo detto, offset 4 bit abbiamo detto di offset, quindi due cifre, perché, no, scusate, 4 bit è una cifra, ok? 12 bit di index, quindi 12 bit di index che sono 4, 8, 12, 3 cifre per l'index, quindi
e resta tag. Tag, facciamo di questa cosa. Ok. Bene, e questo risolve la parte 2. Ok, esercizio 4. Considerare una memoria virtuale paginata con indirizzo virtuale di 32 bit e supporre che ogni pagina contenga 2048 byte, che l'indirizzo fisico sia anch'esso 32 bit e che i 3 bit più significativi di ogni entry corrispondano alla tripla valid dirty reference. Rispondere ai seguenti quesiti. Allora, ci fermiamo al primo perché gli altri sono un po' diversi. Allora, considerare il numero di ingressi e dimensione della page table. Beh, allora, abbiamo 32 bit di indirizzo virtuale. Ok, ogni pagina contiene 2048 byte di questa. Sì, insomma, le pagine sono 2048 byte, quindi abbiamo bisogno di quanti bit per indicizzarla? Logaritmo in base 2 di 2048. Questo è 2 alla 11, quindi 11 bit di offset. Quindi abbiamo 11 bit di offset. E quindi abbiamo 32 meno 11 bit di offset che fa 21 bit di numero pagina virtuale. Ok, quindi 21 bit di numero pagina virtuale, abbiamo che la nostra page table è formata da 3 bit di validità, quindi questa è la nostra page table. È grande a 2 alla 21 entries perché abbiamo 21 bit del numero di pagina virtuale. 3 sono questi bit valid dirty reference. E quindi per calcolare il numero di ingressi ce l'abbiamo già, è 2 alla 21. E la dimensione della page table è come la calcoliamo? Allora, abbiamo detto che la page table è composta da bit di validità più bit di stato, scusate, più numero di pagina fisica che è dato dal nostro indirizzo fisico. Allora, noi abbiamo l'offset. L'offset della pagina virtuale che era 11 se non sbaglio, no? Sì, 11, giusto? Quindi, e sappiamo che l'indirizzo fisico è 32 bit, quindi indirizzo fisico è, questo è virtuale, questo è fisico, ok, quindi abbiamo 11 bit di offset. E 32 meno 11 abbiamo 21 bit di numero di pagina fisica, di numero di pagina fisica. Quindi mettiamo un po' i colori che così ci capiamo un po'. Questo è numero di pagina fisica dell'indirizzo fisico. Questo è il nostro offset. Ok. Quindi adesso abbiamo 21 bit, 21 bit qua, 1, 1 e 1. Quindi abbiamo 21 più 3 che fa 24 bit per un'entrata, per 2 alla 21. Ok? E questo ci dice la dimensione della page table, che è. Allora, 24, qual è l'esponente? Qual è il 2 alla 16? Ok, sì.
2 alla 4, che è 16. Allora, 24 si può scrivere come 16 più 8, no? Quindi 2 alla 4 più 2 alla 3 per 2 alla 21. Ok? Moltiplichiamo, questo fa 2 alla 20. Cinque più 2 alla 20. Ok. Questo è come scrivere 2 alla 24 per 2 alla 1 più 2 alla 24. Raccogliamo 2 alla 24, fa 2 più questa cosa fa 2 da 24 per 3, cioè questa cosa farebbe 2 da 24 per 2 più per 2 più 1 che è 2 da 24, 3 per 2 da 24. Trasformiamolo, questi bit, no? Siamo in megabyte, abbiamo 3 per, allora mega è 2 alla 20, byte è 2 alla 3, e manca un 2 alla 1 qua per fare 24, quindi abbiamo 3 per 2 fa 6 megabyte. Dovrebbe essere giusto. Controlliamo un attimo. Ok, sì. Bene, allora. Prossimo. Ok, esercizio. Ok, parte 2 dell'esercizio. Considerare la seguente porzione di page table. Il numero a sinistra indica l'indice della entry. Questo. E facendo riferimento a queste prime tre entry, quali sono le pagine fisiche allocate? Quali sono i numeri della pagina fisica corrispondenti? Beh, allora sappiamo che la page table ha una entry che è composta in questo modo, cioè 3 bit e il numero di pagina fisica. Quindi se questo è il contenuto basta solamente srotolarlo, no? Lo srotoliamo in bit e ci assicuriamo che il primo bit sia un bit di validità settato a 1, che mi dice che la pagina fisica corrispondente è allocata. Allora, quello che facciamo è srotolare ogni cifra esadecimale in binario, quindi il 0 è 0. Poi abbiamo l'8 e l'8. Che cos'è in binario l'8? Questo, ok. Poi abbiamo 1, 2, 3, 4 zeri. Ok, allora qui, come possiamo notare, abbiamo che il bit di valid dirty reference, valid dirty e reference sono tutti 3 a 0, in particolare il primo è a 0 e di conseguenza non c'è una pagina allocata fisica. Ok, allora possiamo passare al seconda entry, scusate, quindi abbiamo A, che la A è come si scrive, come, la A è 8, è 8 più 2, no? Quindi 8 più 2. L'1 è l'1. La A è di nuovo
1 0 1 0, il 9 è questo meno 1, quindi come? 1 0 0 1, e quindi ho 8 più 1, se volete pensarla così. Il 4 è 0, eccolo qua. Ok, vediamo che qui abbiamo il primo bit che è valido, no? E di conseguenza abbiamo che possiamo prenderci la pagina fisica allocata corrispondente. Difatti, quant'è? 21 bit, giusto? Difatti abbiamo 4, 8, 12, 16, 20, 24, meno 3 fa 21. Quindi questa qua è la pagina fisica allocata. Basta convertirla in esadecimale. Come la convertiamo? Convertiamo così. Questo è 0. Questo è 4. Questo è 9. Questo è A. Ma sì, questo è A. Questo cos'è? 0, 4, 9. A. 1. E questo? Beh, non ci sono, c'è solo un bit. Ok. C'è solo un bit, lo riportiamo com'è, quindi 0. Ok? Quindi in esadecimale la nostra pagina fisica è questa qua. Poi abbiamo, è abbastanza bruttina messa così, mettiamola un po' meglio. Poi andiamo avanti con la seconda, 0xe 2b000. Allora, la e cos'è? La e è, allora, se b è 11, c è 12, D è 13, A, B, C, D, E è 14. Ok? E come si scrive 14? Si scrive come 8 più 4 che fa 12, 8 più 4 che fa 12, più 2 che fa 14. Poi abbiamo il 2, il B che è, abbiamo detto è 11, no, quindi 11 è 10 più 1, ok, e poi abbiamo 0, 3 zeri. Allora, cosa notiamo qui? Qui notiamo invece che anche qua abbiamo il valida 1. Quindi la pagina fisica corrispondente è questa qua. Convertiamo di nuovo in esadecimale. 0, 0, 0. Questo era 9, giusto? No, scusate, 11. Sto dando i numeri. B, qui abbiamo 2 e qui 0. E questo è il nostro indirizzo fisico.
Ok? Quindi questi sono il numero di pagina fisica corrispondenti. Bene, usando le informazioni questo conclude l'esercizio, la parte 2. Usando le informazioni del punto precedente, tradurre e scrivere in esadecimale il seguente indirizzo virtuale in indirizzo fisico. Beh, cosa dobbiamo fare? Allora, per iniziare srotoliamo questo. Quindi, srotoliamolo e abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ok. A F F A E 10 10 FFE, giusto. Ok, va bene. Allora abbiamo detto quant'è l'offset. L'offset abbiamo detto che era 11. Ok, bit, quindi l'offset è 11 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Questo è il nostro offset dell'indirizzo virtuale. Questo ci dice l'indirizzo di pagina fisica. E ci dice dove guardare, a che posizione. Numero pagina fisica. Numero, pagina, virtuale. Numero di pagina virtuale. Che quale è? Che, la 1. Va bene, andiamo a vedere cosa c'è in 1. In 1, ah, eccola qua, guardala qua, ce l'abbiamo qua, 1. Ah, quindi il nostro indirizzo fisico associato è questo. Qual era questo? 940, è questo qua. Ok, beh, allora ci pigliamo questo e ci aggiungiamo l'offset, molto semplicemente. Quindi ci prendiamo, abbiamo detto questo, ok. Che è questo qua, di fatto. Che è questo qui, questo è questo, che è questo. Ok. E ci mettiamo l'offset. E voilà. Ah, dobbiamo scriverlo in esadecimale. Ok, va bene. Allora, in esadecimale, quanti sono questi bit? 4, 8, qui c'è, ne sono 3, quindi 4, 8, 12, prendiamo quello lì, 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Niente, basta solamente
riformularlo bene, cioè basta solo ritagliarlo meglio, cioè quindi basta, basta fare così. 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4. Quindi abbiamo che l'indirizzo è 0. Questo che numero è? 1 più 4 fa 5 più 8 che fa? 8 più 5 fa 13. Ok, se A è 10, B è 11, C è 12, D è 13. Questo è 4, questo è 10 e A, questo è 0, questo è 2, questo è F e questo è F. Fatemi il controllo, questa è una D, scusate, non lo scrivo bene. Ok, vediamo se l'ho scritto giusto. Un attimo, devo controllare. 0D4A02FF, giusto, esatto. Quindi questo è il nostro indirizzo in esadecimale. Bene, considerare ogni blocco della TL, non è ancora finita, ragazzi. Considerare che ogni blocco della TLB è di 5 byte. Qual è la dimensione della tag e il numero di linea della TLB? Allora, un blocco della TLB è 5 byte, quindi vuol dire che un blocco della TLB, ricordate come è fatto, c'ha i bit di validità e di stato, che sono 3 in questo caso, poi c'è il tag, e poi c'è il numero di pagina fisica. Allora, abbiamo detto che questi sono 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, 21. Questi qua sono 21. Tag, qual è la dimensione tag? Difatti ce la chiedono. E questi sono 3. Ok, allora cosa facciamo? Se tutta questa roba sono 5 byte, ops, sono 5 byte, facciamo 5 byte meno 21, meno 24 bit, vediamo quant'è. 5 byte, quanti bit sono? 5 byte sono 5 per byte. Quanti bit sono? Per 3. Quindi 2 a 3 è 8. 5 per 8, 5 per 8, 5, 10, 15, 25, 35, 40. Ok. O 40. Quindi 40 è tutto quanto, no? L'entrata. Quindi se noi facciamo 40 meno 21 meno 3 fa 40 meno 3 fa 37, meno 1 fa 36, meno 20 fa 16. 16 più 3 fa 19, più 1. 16 più 3 fa 19, più 1 fa 20, più 20 40, esatto. Quindi sono 16 bit di tag. Ah, qual è la dimensione della tag e il numero di linea della TLB? Come facciamo a sapere il numero di linea della TLB? Beh, facile, se sappiamo il numero di pagina virtuale, se sappiamo che il numero di, sì, esatto, il numero di pagina virtuale sono 21 bit,
21 bit e sappiamo che 16 sono di tag, i restanti più x deve farmi 21. 16 più 4 fa 20, più 1 fa 21, quindi x uguale a 5. Quindi ho 5 bit di index più 16 di tag. Sì, scusate. Abbiamo 5 bit, quindi l'indirizzo virtuale sarà fatto così. Abbiamo 11 bit di offset. Poi abbiamo questo che è il numero di pagina virtuale, che è 21 bit. Di questo abbiamo l'index e il tag. Il tag abbiamo detto che è 16, l'index è 5. Ok, quindi 5, quindi abbiamo quante linee? 2 alla 5 linee. 2 alla 5 numero di linee della TLB. Ok, e questo conclude l'esercizio lungo 4. Ok, allora esercizio 6, il 5 ve lo lascio come esercizio per casa, non è. È solo un po' tedioso, ma è uguale identico a quello che abbiamo fatto prima. E supporre di avere un sistema di memoria virtuale paginata con una TLB four-way associative di 256 blocchi. Calcolare la dimensione della tag della TLB, considerando che la dimensione del numero di pagina virtuale è 22 bit. Allora, considerando che ogni entry della TLB è grande 34 bit, di cui 2 bit sono valide dirty e che le pagine hanno dimensione 1 KB, calcolare la dimensione dell'indirizzo fisico. Infine, supporre che av di avere una cache two-way associative composta da 2 a 16 blocchi. Calcolare la dimensione byte della cache a parte dati, considerando la dimensione della tag della cache a 7 bit. Va bene, facciamo intanto la prima parte. Allora, prendiamoci questo, che così ci aiuta a capire quello che stiamo facendo. Niente, non riesco a pigliarlo. Ok. Copia. Andiamo giù. Vale. Dove siamo? Qua. No. No. Allora, la TLB è una four-way associative, quindi 4 uguale numero di blocchi 256 diviso il numero di linee. Calcolare la dimensione tag della TLB considerando che la dimensione del numero di pagina virtuale è 22 bit, quindi questi sono 22 bit. Vabbè, il numero di linee ce lo tiriamo fuori facendo questo che è 2 alla 8 diviso 2 alla 2 che fa 2 alla 6, quindi abbiamo 6 bit di index qua. Ok? 22 meno 6 fa. Beh, 22 meno 2 fa 20, meno 4 fa 16. Abbiamo 16 di tag. Quindi la dimensione della tag è 16. Troppo veloce? Ho usato la formuletta dell'associatività uguale numero di blocchi diviso numero di linee. Da questa mi sono ricavato il numero di linee. Come ho fatto? Ho diviso 256 per 4. 256 è 2 alla 8, 4 è 2 alla 2 e ho 2 alla 6 numero di linee. Facciamo
Facendo il logaritmo, cioè quanti bit mi servono per indicizzare 2 alla 6 linee? 6 bit, logaritmo in base 2 di 2 alla 6, 6 bit. 6 bit diventa il mio index dell'indirizzo virtuale. Sapendo però che il numero di bit del numero di pagina virtuale sono 22, allora posso fare 22 meno 6, che è 16, che è il tag. Ok? Poi, considerando che ogni entry della TLB è grande 34 bit, cioè vuol dire che questa cosa qua sono 34 bit, di cui due sono valid e dirty, quindi valid, abbiamo un valid e dirty, esatto, 2 bit di stato, e che le pagine hanno dimensione 1 KB, quindi una pagina, quindi la page size è 4 KB. E di conseguenza quanti byte sono? 2 alla 2 per 2 alla 10 byte. E quindi quanti bit mi servono per indicizzare 2 alla 12 byte? 12 bit. Logaritmo in base 2 di 2 alla 12. Mi servono 12 bit per indicizzare la mia pagina. Quindi questo vuol dire che l'offset ammonta a 12. Ok. Quindi, beh, intanto ci scriviamo questo. La dimensione, considerando che di cui due domande, che le pagine hanno dimensione a 1 KB, cavolo. Quindi 1 KB, quindi qui è 2 alla 0. Ok. 2 alla 0, questo è 2 alla 10, 10 bit. E ha anche più senso perché 22 più 10 fa 32. Quindi, ok, calcolare la dimensione dell'indirizzo fisico. Allora. Abbiamo 34 bit. Allora, per calcolarci l'indirizzo fisico dobbiamo sapere offset, che ce l'abbiamo, che è 10, e il numero di pagina fisica, il numero di bit di numero di pagina fisica. Questo non lo sappiamo. Sappiamo il tag, sì, è 16, l'abbiamo calcolato prima. Bit di stato sono 2. Perfetto, quindi 34 meno 16. 34, che è il totale, meno 16 meno 2 fa 16. Quindi aggiungendoci 10 bit di offset a questi 16, questi abbiamo capito che sono 16 bit. 16 più 10 fa 26. E questo 32 bit. Ok? Calcolare l'indirizzo, dimensione dell'indirizzo fisico. Fatto. Infine, supporre di avere una cache two-way associative. Bene. Composta da 2 alla 16 blocchi. Va bene. Quindi abbiamo una two-way associative con 2 alla 16 blocchi. Calcolare la dimensione in byte della cache, considerando la che la dimensione della tag della cache è 7 bit. Dimensione della tag della cache è 7 bit. Va bene, quindi vuol dire che va bene, il numero di linee qua è sempre 2 alla 16 diviso 2 alla 1, che è 2 alla 15, quindi 2 alla 15, numero di linee è 2 alla 15 linee, 2 alla 15. Cambio perché
Siamo a 2 alla 15 linee, quindi vuol dire che nel mio indirizzo fisico, visto che stiamo parlando della cache, la cache di livello più basso, indirizzo fisico sarà composto da, abbiamo detto tag 7 bit, me lo dicono loro, mentre 15 bit, perché quanti bit mi servono per indicizzare 2 alla 15 linee? Logaritmo in base 2 di 2 alla 15, che è 15, quindi 15 bit di index. E l'offset. Allora l'offset beh, abbiamo detto quant'era? 26 bit? Sì, allora abbiamo 26 bit abbiamo 26 bit di indirizzo fisico e di conseguenza 26 meno 15 meno 7. Allora 26 meno 15. Allora questo è 26, no? Ventisei meno 15 fa 26 meno 10, 16 meno 5, 11 meno 7, 14. Quindi 7 più 14 fa 21, più 5, 7 fa 21. No, c'è un errore. E sì, beh, ovvio, questo è 4 bit. Quindi 7 più 4 fa, beh, questo fa 19, più 7 fa 26. Ok, perfetto. Ok, quindi questo è. No, non è finito perché questo. Adesso sappiamo il numero di bit. Ah, scusate, pensavo bisognasse solamente dividere l'indirizzo fisico. Adesso sappiamo che abbiamo 4 bit di offset, giusto? 15 di index e 7 di tag. Allora, se abbiamo 4 bit di offset, quanto sarà grande un blocco? Abbiamo detto che l'indirizzamento è un MIPS al byte, quindi con 4 bit quanti byte indirizzo? 2 alla 4, giusto? Quindi ho 2 alla 4 byte per blocco, block size. Scrivo qua. Ok, allora abbiamo 2 alla 4 è la block, 2 alla 4 byte è un block size, che 2 alla 4 quant'è? 16 byte, va bene. Quanti blocchi ho? 2 alla 16, quindi 16 byte per 2 alla 16, per 2 alla 16 è uguale a 2 alla 20 byte. Alla 20 è 1 MB. Quindi la grandezza della nostra cache è 1 MB. Bene, questo è la parte, sì, l'ultimo esercizietto. Quindi, bene, con questo si conclude la nostra lezioncina e niente, la prossima lezione sarà su a programmazione assembly, quindi probabilmente faremo delle live session oppure registrerò il video, vedremo insomma. Buona continuazione, alla prossima.